eccoci qua, una nuova puntata. Guardate un po' di coriandoli vogliamo oggi. Ah, Un po' di sì. coriandoli, eccoli qui, coriandoli e palloncini. Bene, grazie agli effetti del nostro StreamYard, oggi abbiamo aperto con coriandoli e palloncini. Ma perché? Perché dobbiamo fare un annuncio, la nostra app preferita ci dà sempre grande soddisfazione e oggi parliamo nuovamente di Padlet e della sua intelligenza artificiale che veramente ci manda in visibilio. Esattamente, esattamente. I nostri amici già sanno che noi abbiamo fatto una puntata dedicata all'intelligenza artificiale di Padlet, ma è stata implementata, notizia fresca fresca, febbraio. Quindi da pochi giorni è stato fatto l'annuncio di ulteriori implementazioni per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi vado subito a condividere lo schermo perché noi vi avevamo mostrato che creando il Padlet apparivano in alto a destra queste stelline magiche dell'intelligenza artificiale. Noi qui avevamo inserito il prompt per creare un Padlet base. Però guardate un po' qui che cosa c'è. Qui c'è Custom Board e c'è una freccetta. È un menu a Ci tendine. dà la possibilità di fare un sacco di cose. Esattamente, noi possiamo creare, grazie all'intelligenza artificiale, un piano di lezione, delle attività da fare in classe, la mappa degli eventi storici, che è molto importante, Wow. la cronologia degli eventi, ci suggerisce una lista di libri collegata all'età e possiamo Wow. fare dei sondaggi. Questo lo voglio provare io, quindi dopo me lo fai provare. Allora, andiamo ad esempio alla mappa degli eventi storici. Poi spulcerete anche un po' voi quelle che sono le altre possibilità. E mettiamo ad esempio prima guerra mondiale per i miei ragazzi dell'ultimo anno delle superiori. Quindi, no, scusate, l'oggetto in questo caso sarà storia. Storia. L'argomento prima guerra mondiale. Il periodo è facoltativo, ma mettiamolo sempre, dal 1915 al 1918. Magari se lo scrivo meglio. Allora, nella parte del focus geografico, voi potete specificare se quel tipo di argomento, quindi questo, lo volete andare a estrapolare dal punto di vista europeo, dell'Asia, dell'America o, come scriverò io, global, che significa a livello mondiale. Non inserisco gli standard di riferimento, però potrei inserire ad esempio la durata della lezione, le risorse didattiche. Quindi andiamo a scrivere che impiegherò 3 lezioni da 1 ora, metodologie didattiche attive e uso di app didattiche digitali. Vediamo che cosa mi viene fuori. Clicco su Crea e mi sta generando la mappa degli eventi storici. Questa generazione ovviamente richiede un minimo di tempo, dipende anche tanto dalla complessità, dall'intasamento della rete del momento, E dalle. soprattutto quanti elementi poi gli abbiamo chiesto di inserire, quindi. Esatto, però comunque questo vi permette di realizzare effettivamente dei Padlet già strutturati su cui poi voi potete andare a lavorare e fare tutte le modifiche del caso. E devo dire che sono anche abbastanza precisi e puntuali anche in lingua italiana. Vediamo qui che ha generato. Wow! Esatto, quindi voi Meraviglioso! avete i vari pin di interesse, quindi qui la battaglia di Gallipoli. Qui la battaglia di Vittorio Veneto, l'armistizio, qui ancora la rivoluzione russa, quindi tutti quelli che sono gli eventi storici che ha ovviamente trovato all'interno del web e che riguardano questo periodo storico, ingresso degli USA nella Prima Guerra Mondiale con un 1917. focus. Ovviamente è da implementare, però avete già dei punti di partenza su cui poter Una lavorare. traccia almeno su cui partire, anche un esempio da far vedere ai ragazzi, ovviamente da implementare e
correggere. Quindi possiamo dire ai ragazzi di controllare la veridicità dei fatti storici e di implementarli, perché questo è il valore aggiunto che noi possiamo dare all'intelligenza artificiale, di andare sempre a sviluppare il pensiero critico dei nostri ragazzi. Esatto. Dare la veridicità e implementare ciò che manca. Esatto. Bellissimo, veramente molto molto bello. E lo stesso vale se noi puntiamo ad esempio a una assessment poll, no? Mettiamo poll, questo è carinissimo. È simile. L'assessment poll, immaginate che voi avete finito di svolgere un'attività magari relativa sempre alla Seconda Guerra Mondiale, lasciamo un po' alla Prima Guerra Mondiale, lasciamo lo stesso argomento, e avete finito tutte le vostre attività, quindi selezionate che la disciplina è storia, il livello, ricordate, l'età, superiore, Prima Guerra Mondiale, scegliete la difficoltà, se base, intermedio, avanzato. Scegliamo un base e noi gli possiamo dare quelli che sono stati i nostri focus sugli argomenti oppure nulla, e facciamo generare all'intelligenza artificiale questi sondaggi che troverete all'interno del Padlet, che sono secondo me molto utili per fissare determinati argomenti, ma anche per generare discussione all'interno della classe, perché magari si sono passaggi, perché ci sono state delle comprensioni diverse, quindi tutto ciò che genera dibattito e che permette ai ragazzi di raccontarsi, ecco, questo ad esempio è un errore che potete trovare quando si lavora con l'intelligenza artificiale, quindi lo riscriviamo, storia 12, Prima Guerra Mondiale. Sì, perché allora ci sono ovviamente dei sistemi alle spalle di tutto questo, di questo lavoro che viene generato, e questi sistemi, come leggete lì, sono in fase beta in questo caso, per cui hanno difficoltà nel rispondere a tutte le richieste, perché l'intelligenza artificiale generativa si fonda sulla machine learning, cioè sull'apprendimento, una macchina che apprende in base al materiale che gli viene proposto, quindi che gli viene sottoposto, e poi rielabora contenuti. Nella situazione beta, come leggete qui in questa future di Padlet, possono succedere delle situazioni in cui non si riesce ad argomentare e a ricreare ciò che si chiede, insomma. Ecco, qui in questo caso Adele ha dovuto cambiare lingua, quindi ha dovuto chiedere la Prima Guerra Mondiale in inglese, perché evidentemente ancora si sta settando e si sta aggiustando e sistemando il materiale che loro hanno inserito all'interno, per il materiale di apprendimento, per essere poi rielaborato. È tutto in una analisi del linguaggio, perché tutto parla dall'analisi del linguaggio, che va impostato all'interno della nostra intelligenza artificiale generativa. Ecco qui che cosa è successo, Adele. Io ho scritto in questo caso in inglese la Prima Guerra Mondiale, mi ha generato tutti questi post che sono delle domande che noi possiamo usare tranquillamente in classe, proprio per ragionare su quello che è stato fatto, quando è iniziato la Prima Guerra Mondiale, quando c'è stato, dove c'è stato l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, chi erano gli alleati, insomma si possono fare diverse attività. Ovviamente possiamo modificare ciò che è stato fatto, possiamo aggiungere attraverso il più altre risorse. E per farvi capire un po' quello che ha detto Marilena prima, io l'avevo già testato facendo creare un sondaggio e l'arte barocca. Qui ho scritto tutto in italiano e me l'ha generato, perché evidentemente le risorse su Caravaggio e l'arte barocca sono più in lingua italiana, e quindi l'intelligenza artificiale è riuscito a generarmi questi tipi di sondaggi. Vero. Per la storia dell'arte ci si può lavorare benissimo e far ragionare anche quelli che sono gli studenti sulle singole attività. Sì. Mari, vuoi provare? Che questa... Sì, assolutamente, io sono già pronta, quindi condivido subito il mio schermo, però proprio per avvalorare, ecco, quello che stavi dicendo te, è proprio
l'enorme velocità con cui si sviluppano questi sistemi fa sì che noi dobbiamo provarli, testarli e in questo caso anche educarli, no? All'apprendimento proprio lavorandoci su. Quindi più utilizziamo questi strumenti, più li educhiamo all'utilizzo specifico e riusciamo anche a trovare poi nel tempo le giuste risposte, come in questo caso se riproveremo a breve la prima guerra mondiale in italiano la troveremo sicuramente, perché ovviamente più ci si lavora con queste strutture, con queste tecnologie, più si migliorano. Ecco perché alcune app e alcune funzioni sono ancora in beta, perché vanno testate, vanno riviste in base all'utilizzo che ne viene fatto. Bene, Diciamo io ho che condiviso. sì, diciamo che in questo caso Padlet è ancora uno studente che sta imparando, quindi. Assolutamente, e noi siccome scopriamo le novità man mano che escono, noi le utilizziamo e quindi contribuiamo al suo apprendimento. Allora, andiamo subito a vedere effettivamente che cosa possiamo fare di altro con Padlet e la sua intelligenza artificiale. Io qui ve ne faccio vedere una già realizzato, ma impostiamolo insieme. Quindi andiamo sulla stellina magica e andiamo a customizzare la nostra bacheca come una reading list. Questa reading list, l'oggetto sono libri per ragazzi. L'età io ho messo 6, cioè il range, il nostro della scuola secondaria di primo grado dalla 6 a 8, sono partita dalla prima media 6. L'argomento sono libri d'avventura. Seconda media, insomma, stiamo un po' lavorando, in prima media stiamo lavorando sull'avventura e quindi vediamo che cosa ci suggerisce. Qui come dettagli io, capendo un po' come funziona l'intelligenza artificiale, che nasce ovviamente da un grande bagaglio culturale inglese, qui ho voluto specificare che vorrei testi in italiano, libri in italiano. E ovviamente, dopo aver creato le nostre specifiche, ricordiamoci di dare anche il livello, io ho messo un intermedio, e andiamo a creare la bacheca. Diamo il tempo di crearla, ma nel frattempo io vi faccio vedere quella già realizzata, che ha le stesse indicatori che ho messo in questo momento, ed è una lista di lettura avventura per ragazzi. Si parte da Tom Sawyer, quindi un classico intramontabile che narra le avventure di Tom Sawyer, 20.000 leghe sotto i mari, Le tigri di Montbrunchen, è quella che stiamo proprio leggendo con i ragazzi di Emilio Salgari, poi da Luis Sepúlveda, Robinson Crusoe, poi ci ha messo anche un po' di fantasy, ma è anche avventura, Harry Potter e la pietra filosofale, i viaggi di Gulliver e Percy Jackson e gli dei degli Olimpo, anche qui c'è un po' di fantasy, quindi ha mischiato un po' i due generi letterari, però guardate che bella bacheca, copertina e descrizione anche del libro. Quindi se noi ci creiamo una bacheca di questo tipo, la implementiamo magari con altri libri, possiamo dare un piccolo suggerimento ai nostri ragazzi per la lettura dei libri che possono essere nella nostra biblioteca scolastica oppure possono essere acquistati dai ragazzi per le loro letture. Ma è anche un consiglio per noi, se abbiamo dei dubbi oppure non sappiamo più che libri proporre ai nostri ragazzi, chiediamo consiglio all'intelligenza artificiale. Esatto. Bello, eh? Veramente molto molto bello. Provatelo, testatelo all'interno delle classi, così anche il nostro Padlet imparerà con più velocità. Sì, ecco, nel frattempo aveva creato l'altra bacheca e ci ha sottoposto altri libri, per esempio, sempre Le tigri di Montbrunchen, però anche Il piccolo principe, per esempio, e Italo Calvino, Le cosmicomiche, un pochettino troppo difficile per la prima media, però vedete, interrogandolo nuovamente ha inserito nuovi libri, insomma, altre proposte. Devo dire che la prima mi era piaciuta di più. Però Esatto. ecco,
veramente eccezionale Padlet, l'unica, diciamo, neo che purtroppo nella versione free è un pochino limitante, avendo poche bacheche che si possono riciclare, si possono scaricare in PDF. Però tre sono veramente, veramente pochine. Le potenzialità sono tante, quindi secondo me vale la pena investire su questo prodotto perché è eccezionale. E tra le gallerie, vedete qua, abbiamo le attività, quelle più popolari, ma possiamo fare una ricerca, Adele. Quindi se vogliamo, che ne so, uno slideshow oppure un template per una timeline, lo ricerchiamo qui senza andare a scorrere, no? Tutta la galleria, perché sono veramente tanti, tanti, tanti. Esatto. E ricordiamo anche che l'implementazione nella creazione di queste nuove bacheche da parte dell'intelligenza artificiale va anche molto incontro ai docenti di lingue straniere, perché ovviamente essendo l'intelligenza artificiale particolarmente addestrata sulla parte inglese, i nostri docenti di lingua inglese avranno un vantaggio notevole, perché comunque tutto ciò che viene poi creato non avrà questo gap come è successo con la Prima Guerra Mondiale, oppure questi sfasamenti un po' come nei libri di Marilena, dove c'era un po' di fantasy, laddove c'era invece la richiesta del libro di cultura. Quindi lì sarà molto molto più preciso, anche perché ha accesso a una banca dati specifica di quella lingua. Comunque sì, intelligenza artificiale no. Proviamo, sperimentiamo e guidiamo i nostri ragazzi. Questa è la nostra mission, la nostra missione, perché nel dibattito che si svolge in questi giorni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale a scuola, i riflettori sono puntati, ma tutto sta a noi nella gestione e nella realizzazione di attività didattiche che vadano a potenziare le competenze dei nostri ragazzi. Quindi è sperimentare e curiosare prima da parte nostra e poi agire e costruire con i ragazzi. Esatto. Vero, Adele? Esatto. È quello che facciamo quotidianamente. Esatto. Bene, ricordiamo qualcosina. Intanto il canale Telegram, io adesso lo inserisco qui sotto, terza stagione, canale Telegram, iscrivetevi se non lo avete già fatto, perché tanti già ci seguono. Dopo aver cercato su Telegram Chiacchiere tra Prof e esservi iscritti, potete andare sulla nostra email e scriverci magari delle idee che state utilizzando in classe. Noi siamo qui per condividere anche le vostre buone pratiche. Però, Adele, possono anche offrirci un caffè. Esattamente, abbiamo attivato un profilo su Buy Me a Coffee dove potete effettivamente comprarci un caffè, regalarci un caffè su cui ragioneremo quando noi realizzeremo le nostre chiacchiere. Bene, dai primi caffè che insomma arriveranno, ringrazieremo in diretta i nostri sostenitori. Poi se non volete essere ringraziati in diretta ce lo dite, però a noi ci fa piacere condividere e berremo insieme a voi il caffè virtuale in diretta. Bene. Ciao ciao a tutti. Ciao a tutti.